Oh, Livio. Ah, ecco, adesso ti vedo. Sì, fa diciamo che strizza gli occhi un po'. Sì. Ok. Mi vedi tu? Mi Ok, senti? io ti vedo e ti sento, sì. Perfetto, anch'io, forte e chiaro. Ok. Bene, allora oggi, dopo aver parlato di delle cose importanti per la startup e dopo aver parlato di organizzazione e aver fatto delle insomma, considerazioni più puntuali su che cosa è una startup, oggi finalmente affrontiamo una tematica che dovevamo affrontare la volta scorsa, ma che affrontiamo oggi invece, che è la tematica dell'MVP, Minimum Viable Product, o MLP, Minimum Lovable Product. Io direi Sì. che se tu sei d'accordo, lascio a te la definizione teorica, diciamo, di questi due acronimi, no? Ma sì, dunque l'MVP è una di quelle figure che è saltata fuori con violenza di innovazione dalla filosofia Lean e sta per minimum viable product, cioè una configurazione minima di prodotto. Quindi minimum viable product fondamentalmente è una configurazione minima del prodotto che però ha la capacità di portare il valore. Io direi spiegare e portare il valore ai clienti, no? E che poi viene venduto però. Cioè, è questa un po' la. Cioè, di questo vorrei parlare poi in realtà. Perché la configurazione minima del prodotto non è. Secondo me l'MVP è sempre stato un punto un po' dolente, voglio dire, perché la gente non è mai riuscita a capire in generale esattamente che cosa fosse all'inizio, no? Poi vabbè, piano piano il concetto si è assimilato, le startup hanno iniziato a capire che non dovevano fare il prodotto perfetto, no? Tutte quelle teorie, cioè se la versione del tuo prodotto, la prima versione del tuo prodotto non ti fa inorridire, vuol dire che ci hai messo troppo tempo a lanciarlo e quindi Sì. non va bene. Va bene, però senza riportare i libri, come dicevamo, no? Di non fare quelli che leggono i libri e poi ne fanno il bignami. Io ho la mia idea. Allora, intanto le cose interessanti sull'MVP sono queste. Sono che Eric Ries ne dà alcuni esempi, cioè ci sono alcune tecniche di MVP in relazione a un certo tipo di attività. Sono diverse, sono 6 o 7, sono. Ecco, poi però salta fuori un libro del 2011 di Alberto Savoia. Sì, Che è questo Alberto innovation Seibert. sì, agitator di Google italiano, Sì. che ha questo bellissimo ruolo in Google, che scrive questo prototyping, quindi che scrive un MVP di un libro, così come lui dichiara, e lo scrive nel 2011, quando la teoria di Eric Ries, della Lean Startup, la filosofia della Lean Startup e quindi dell'MVP era già uscito, no? Ma lui non lo conosceva. Quindi su questo argomento ci sono due persone che si pronunciano, secondo me, in modo decisivo, no? In parte complementare. Allora, per spiegare in una parola è questo, cioè l'MVP, allora, secondo Savoia, che cosa vuol dire prototipare? Non significa fare un prototipo, cioè una versione minimale del prodotto che però, insomma, serva a dimostrare come funziona. E che funzioni, che sia in teoria anche vendibile, dei proto ecco. Non è prototipare, significa far finta che il prodotto ci sia. Quindi è proprio la cosa che sta proprio prima, no? In un certo senso. E lui, senza accorgersene, tra le varie tipologie di prototipazione, perché ce ne sono diverse anche per Savoia, le nomina anche in modo curioso, la finta porta, Pinocchio, il Sì, sì, mago, sì. il turco, eccetera. Lui cita anche lo stuzzichino, che è una cosa orribile, ma lo stuzzichino lo fa coincidere quando poi legge il libro di Ries, del quale ha molta stima e considerazione, lo fa coincidere con l'MVP di Eric Ries. Perché dice, quello non è un prototipo, è una versione del prodotto che è vendibile, però non ha tutte le sue funzioni, cioè non ha gli interni in pelle, tutti gli optional, eccetera. È una macchina all'idrogeno che ha un sedile, un volante,
possibilmente un freno, ecco, però la sua grande o no, ad acqua, ecco, anziché andare a benzina, quello è un MVP. Tu prima hai citato il minimum lovable product, questo perché poi le teorie si arricchiscono di precisazioni, sì, tra certo. Le quali c'è quella di dire sì, però se lo fai proprio sgualfo non te lo compra nessuno. Deve essere almeno un minimo un po' attraente per venderlo, certo. Perché ecco, quello è il minimum lovable product. Però il concetto fondamentale è il prodotto c'è. Nella prototipazione di Savoia non c'è, cioè fai finta che ci sia. Allora qua, secondo me, si sono sprecate parole che non sono chiare a riguardo, perché in realtà sono vere entrambe le cose, cioè sono vere tutte le due teorie. Il problema qual è, insomma, adesso non riesco a spiegarmi, è che anche Eric Ries indica delle forme di prototipazione. Chiaro. Questo è il malinteso di fondo, in realtà. Ma è vero che nella definizione di MVP, quella che diciamo serve per entrare nel mood e capire che come devi uscire fuori col tuo prodotto, quando hai verificato il problema, verificato la tua soluzione, hai verificato che il tuo prodottino viene è piaciuto e venduto MVP, allora serve, è vero che la definizione di MVP è quella che dice Savoia. Sì. Cioè è una configurazione minima di prodotto che però porta il valore, e questo lo dice anche Ries, no? Poi in realtà Eric Ries, quando indica le tecniche di MVP, indica anche delle prototipazioni di Savoia. E cioè lo fa per esempio quando parla di Food on the Table, questa startup texana che doveva farti la spesa, di portartela a casa, mandandone i posti migliori, dove si comprava più a buon prezzo, con attenzione alle intolleranze, alle allergie, alle cose. Questi nel 2008, insomma, provano fisicamente il prodotto, cioè non sviluppano la piattaforma. Cioè per verificare questa cosa qui, loro fanno finta, nel senso il prodotto non c'è, però dicono per andare a verificare che quell'esigenza ci fosse, si mettono davanti a Walmart, capito, e chiedono ai clienti fisicamente, detto, ma se io ti faccio la spesa, te la vado a comprare nei posti migliori, spendo di meno, ti do le ricette, ti dico anche come cucinare le cose, e se sei intollerante al glutine, ecco, ti prendo la roba senza, a te interessa? E lo faceva, lo vendeva, quindi si può dire che è un MVP? Sì, perché lo vende, perché quelli lo pagavano per farlo, ma il prodotto non c'è. Certo. Zappos, che è la tecnica Wizard, il mago di Oz, eccetera, Wizard, quella, cioè una è concierge, l'altra, e questa è la tecnica Wizard, la differenza tra i due è che il cliente sa che è una finta, che è una una prova, che non sarà così il prodotto, no? Ecco, nel caso del Wizard invece crede che il prodotto ci sia, invece non c'è, e quindi è molto simile alla prototipazione di Savoia, che dice certo, fai finta che ci sia. Zappos era così, cioè Zappos vendeva scarpe, c'era una pagina dove tu facevi l'e-commerce, in realtà questi andavano, uscivano di casa, andavano a comprare un paio di scarpe, le portavano a casa e te le spedivano, ma loro non c'avevano una struttura di e-commerce, te le andavano a cercare in giro per le strade, no? Allora, mi ricordo che tempo fa mi raccontavi anche dell'esempio di Dropbox, mi pare. Sì, no? Quella è un'altra tecnica che è quella del video. Allora, questa è una tecnica di MVP che viene spiegata in Lean Startup da Eric Ries, che ha coniato il termine MVP. E il video di Dropbox, quello famoso, che non so, ormai lo sanno tutti, ma comunque chi non lo sapesse, Dropbox è un servizio di cloud, eccetera, quando i servizi di cloud, di storage in cloud, cioè che le tue cose vanno sul computer di un altro in rete a migliaia di chilometri di distanza, non nel tuo, questi servizi erano difficili, erano per tecnici, erano difficili da utilizzare, da capire, poi erano lenti, eccetera, quindi Dropbox si era inventata, aveva in mente la sua tecnologia per rendere tutto più facile, ma non riusciva a differenziarsi, a spiegare la differenza. Questo è un altro argomento, a differenza dell'innovazione, no? Quanto è difficile essere innovativi. Sì. Ecco, allora, non riuscivano ad attrarre capitali dagli investitori per dare corso allo sviluppo della tecnologia informatica e quindi di programmazione del prodotto.
e di creazione del prodotto. E allora cosa hanno fatto? Hanno fatto un video in un blog di esperti, di gente che capiva di queste cose, però hanno fatto un video poi fondamentalmente. Prima hanno fatto un PDF, hanno fatto scritto, eccetera, poi hanno fatto un video. Quando hanno fatto questo video, la gente lo voleva comprare il giorno dopo. Ecco, ma il prodotto non c'era. E quindi che differenza c'è tra l'MVP video o l'MVP landing page che Eric Ries pubblica nel suo libro con la porta finta di Savoia? Nessuno. E questo è quello che volevo dire, no? Sì. Poi alla gente magari questa cosa non interessa, interessa il problema di dire come faccio io a sperimentare. Come faccio ad avere il mio MVP? Come faccio ad avere il mio MVP? Questo è pratico, però ecco. È anche vero fare chiarezza su queste cose, anche perché, permettimi di interromperti un attimo, questa cosa che stai dicendo è particolarmente interessante perché dimostra che in realtà l'acqua calda non si scopre. No. Cioè, tu puoi chiamare le cose in modo diverso, possono esserci delle piccole differenze, però alla fine una metodologia efficace resta una metodologia efficace. Sì. Un approccio efficace resta un approccio efficace, che tu lo chiami MVP o che tu lo chiami pretotipo o quello che è, insomma, no? Sì, però sì, no, certo, giusto. Però ecco, quello che vorrei che si capisse è questo: siccome c'è un gran parlare di sta roba, cioè questo è il problema, c'è tanta bibliografia, ci sono libri straordinari come quello di Savoia, di Ries, ce ne sono tantissimi altri. Secondo me non bisogna farsi prendere dal panico del dire come faccio a fare un MVP. Allora qui il problema è che bisogna cercare il più possibile di non farlo il prodotto. Questo è il meccanismo della pretotipazione, che sta anche e si insinua e contamina anche il concetto di MVP, quello che stavo cercando di spiegare prima, anche il concetto materiale di configurazione minima del prodotto che piace e viene venduto è contaminato da queste prove preventive, anche nel libro di Ries, anche nella teoria di Ries, come il video, come la landing page, eccetera. Quindi lo scopo è, perché molti obiettano, ma con questa attività o questa idea io non posso far finta, o lo faccio o non lo faccio. C'è l'esempio del ristorante, cioè apro il ristorante o non lo apro, che poi è smentito dai pop-up restaurant, no? Il ristorante mobile che testa la location, testa il menu, testa delle cose, poi diventa storicamente un'attività a sé stante, perché sappiamo che la ristorazione mobile itinerante è diventata un'attività a sé stante non solo negli Stati Uniti. Però voglio dire, il problema che ci si pone è questo: come faccio io a provare un'attività senza realizzare il prodotto o servizio? Ecco, devi cercare di far finta più che puoi. Sì. Beh, questo ha dei risvolti importanti. Perché devi cercare di far finta più che puoi? Perché è la cosa più economica che puoi fare. Cioè, sì, ma anche per non fare una cosa che non serve a nessuno. Per non fare una cosa che non serve a nessuno. Che è spendere un sacco di soldi. Esatto, se spendi un sacco di soldi, fai una cosa che non serve a nessuno e nessuno te la compra, quindi hai solo speso un sacco di soldi e buttato via un sacco di tempo. Esattamente. Poi, quando però hai idea che il prodotto possa essere realizzato, fai una configurazione minima del tuo prodotto. Chiaro. Fare una configurazione perfetta del tuo prodotto. E qui è, viene in soccorso qua invece il concetto teorico pratico dell'MVP. Fai una configurazione minima che sia gradevole, ma che abbia le sue funzionalità più pregnanti, quelle che sono più aggrappate al valore profondo intrinseco del prodotto che tu proponi, nella sua diversità, innovatività, originalità, quello che è. Cioè la macchina che va ad acqua sarà un po' carina, però la cosa importante è che va ad acqua, non è che abbia, cioè che sia connessa a internet, che abbia la frenata automatica e l'intelligenza artificiale col self-driving, capito, di quarto tipo. Il valore aggiunto è che fai il pieno dal rubinetto di casa. Che fai pieno dal rubinetto di casa. No? Sì. Però quindi farai una configurazione minima che nel caso specifico sarà di tipo prototype. Cioè non prototype, prototype, certo. È proprio un prototipo, e quello è una tecnica di MVP. No, c'è un esempio belli, esempi belli che fa Savoia, per esempio, su fai finta di fare il prodotto e far capire che questa roba la faceva già tanta gente prima, anche in tempi non sospetti, prima di internet. Sono quei due bellissimi esempi, non so se li hai letti, che sono bellissimi. Lo speech to text,
che quello lì, per esempio, potremmo dire, il fatto è che non l'ha venduto, potremmo dire che è un wizard. Sì, se vogliamo. Beh, intanto, spieghiamolo intanto. Dunque, sì. IBM stava pensando di sviluppare un prodotto speak to test, quindi sì. un prodotto di dettatura al volo al computer, no? Quindi sì. al posto di scrivere il testo, io detto al computer, come adesso, ad esempio, io posso dettare un messaggio su WhatsApp e inviarlo sì. senza scriverlo, ad esempio, no? Sì, negli anni 80. Esatto, negli anni 80. All'epoca, invece di sviluppare un prototipo di questo tipo, soldi, un minimo di prodotto, no? Configurato, senza calcolare il fatto della difficoltà, appunto, di adeguare un prodotto con un'intelligenza che riesca a decifrare le parole dette in velocità da una persona, che certo. non c'erano ancora, quel tipo di tecnologia lì non era ancora, diciamo, no. alla portata di tutti. E quindi cosa hanno fatto? Per capire l'indice di gradimento di un prodotto del genere, e qui però si insinua anche un'altra cosa interessante che Savoia dice, ma non, cioè sottolinea, ma senza esplodere nel testo, cioè senza affrontarla, cioè il fatto che quando l'IBM aveva fatto le interviste a dei manager che potevano essere quelli, insomma, che all'epoca erano potevano essere interessati a questo prodotto, quasi tutti avevano detto che il prodotto era interessante, che l'avrebbero comprato. Sì, sì. No? Dei allora, lover. Dopodiché, che cosa ha fatto l'IBM? Ha fatto questo test, ha preso un computer, ha messo un microfono in una stanza, ha portato i vari manager nella stanza, gli ha fatto provare questo computer in cui, quando il manager parlava nel microfono, vedeva sullo schermo del computer comparire il testo che il manager dettava. Così il manager credeva che l'IBM avesse davvero sviluppato il software di dettatura immediata, rapida, sì. laddove invece il manager parlava in un microfono che era collegato a un altoparlante in un'altra stanza, dove c'era un'espertissima dattilografa che scriveva su una tastiera, e il testo che la dattilografa scriveva compariva sullo schermo che era, diciamo, nella sì. stanza del manager, no? Sì. Quindi il manager era ingannato dal fatto che lui credeva che il software fosse già stato sviluppato, però questo salvò l'IBM da un flop tremendo, perché dopo aver provato per qualche tempo, 2-3 ore, insomma, questo software, tutti i manager hanno detto: io non lo compro, perché se devo dettare tutto il giorno poi mi si secca la gola e io preferisco quindi scrivere. Sì, poi c'era la riservatezza. E poi c'è la riservatezza. Non era pronto il mercato. Non era pronto il mercato, tra l'altro, no? Sì. Quindi l'IBM salvò probabilmente milioni di dollari in sviluppo, in ricerca e sviluppo, certo, semplicemente facendo un fake, una cosa sì. finta. Sì, ma infatti, beh, questo racconto qui, questo esempio qui, che appunto stando a quello che diceva Savoia, non era neanche tanto noto, come quello di Palm Pilot della Sì. Palma, no? Che l'ha fatto in legno e se lo metteva nel taschino per Sì. simulare la usabilità, no? L'usabilità, faceva finta di utilizzarlo per vedere se poi l'avrebbe effettivamente la gente utilizzato per la dinamica di utilizzo di un'agenda elettronica. Secondo me, allora, intanto prova una cosa importantissima, secondo me. Primo, che coincide con una forma di MVP, no? Già in tempi non sospetti, 25 anni prima, 30 anni prima, eccetera, anche di più. E poi che la filosofia delle lean startup, della startup leggera e della sperimentazione è irrorata da un sano buonsenso. Cioè non è una moda, non è una moda del momento, è irrorata da un sano buonsenso che si sviluppa a valle di esperienze decennali Sì. di fallimenti. O di intuizioni brillanti, come può essere stata quella dell'IBM in quel caso, della Pilot nell'altro caso che cita Savoia, e così via. Cioè viene dal fallimento sostanzialmente, il fallimento di tante persone o dalle intuizioni geniali che si sono avute sporadicamente, poi vengono raccolte, compendiate, no? In un metodo, filosofia, approccio unico,
che è quello della filosofia Lean. Ecco, su questo vorrei dire una cosa e non so cosa ne pensi tu, cioè so cosa ne pensi tu, ma lo dico a beneficio anche di chi, cioè ti stuzzico su questo punto a beneficio di chi ti ascolta e ci ascolta. Siccome questo sano buonsenso di cui parli di fatto è costituito da, per dir così, sono quattro regole di buonsenso, no? Poi la varia declinazione nel caso specifico è ciò che fa la differenza, no? Ovviamente. Però adesso, negli ultimi tempi, soprattutto assistiamo a un florilegio di discussioni che semplicemente prendono la regola e molto spesso si allontanano dalla regola allo scopo di trovare, diciamo, la nuova frontiera metodologica, la nuova lontanano da quella che tu in un'occasione hai chiamato il verbo, non so se no, la parola se, originaria, la parola il messaggio originario. Il messaggio originario, nel esatto, caso con questo religione, modo evangelico, no? Sì, il Messia è quello che dà il messaggio originario, no? Sulla quale costruisci una chiesa, e quando nel momento in cui costruisci una chiesa sopra un messaggio originario ci sono dei rischi. Il rischio di tradimento del messaggio originario. È un po' provocatoria la cosa, ma io sono religioso, quindi non voglio offendere nessuno, però è un po' come dire, non so, Gesù Cristo, insomma, mi sembra dai miei ricordi un po', diciamo, impalliditi del catechismo, professava la povertà, no? Cioè celebrava la povertà assoluta, no? Cosa che, insomma, le chiese che si sono costruite sul suo messaggio originario spesso non è esattamente il messaggio che danno. Poi lì si potrebbe disquisire sulla povertà, perché io sono forse più vicino a una visione Sagnasi in cui, insomma, la povertà è nemica dell'ascesa spirituale, perché se io sono povero, ecco, sono molto occupato a sopravvivere, non posso diventare una persona illuminata. Diciamo che, per scomodare il latino, primum vivere deinde filosofari. Deinde filosofari, prima esatto. Accompagniamo e dopo facciamo tutte le robe dell'intelletto. Ma io sono invece favorevole a un mondo nuovo in cui l'uomo diventi un uomo spirituale e che possa dedicarsi a delle attività, a delle riflessioni, a dei viaggi in se stesso e fuori da se stesso, sugli altri, come coscienza collettiva, che possano far evolvere il mondo, no? E, certo. E quindi non deve avere il problema della sopravvivenza, no? Cioè, quindi, ovvio. Insomma, ho detto una cosa adesso che sembra un po' anticlericale, ne dico un'altra che invece in realtà è sempre contro il concetto di, però, no? Quindi la povertà non è detto che sia il messaggio originario di quel signore, non è detto che sia il messaggio giusto, no? Perché io non sogno, non sogno un mondo di poveri aiutati. No, ma infatti mi pare che quel signore parlasse di poveri in spirito, almeno stando alle traduzioni. Sì, però insomma c'era anche la povertà, insomma, sì, poveri in spirito, ma anche poveri, no? C'era di privarsi della proprietà, eccetera, le cose. Quindi, insomma, il messaggio originario, io sono per salvare il messaggio originario di questi padri fondatori di queste teorie, perché poi ho visto che la cosa si è talmente complicata, si è talmente arricchita di riflessioni, come forse anche quelle che stiamo facendo io e te, non lo so, che alla fine si perde di vista la cosa principale. Devi saper fare 2 più 2, cosa assolutamente non scontata, devi avere un'idea, cosa assolutamente non scontata, devi saper organizzare il lavoro tuo, anche quello degli altri, cosa assolutamente non scontata. Devi avere delle inclinazioni personali. Sì, devi avere caratteristiche tue, caratteristiche... E poi in parte le puoi complementare con altri, in parte le puoi migliorare, migliorandoti tu in tanti modi, in corsi, formazione, eccetera. Però in parte ce le devi avere. Ecco, poi devi avere una visione, devi avere positività, devi essere una persona che agisce, molto attiva, quell'azione, cioè devi essere proattivo, e poi devi saper accettare il rischio, e questo non tutti sono capaci di convivere con un concetto forte di rischio legato all'impresa,
devi verificare che la tua idea sia una buona idea, sperimentando, quindi usando questi insegnamenti. E no? Proprio su questo, secondo me, adesso siamo oltre il limite che ci eravamo detti, proprio su questa, sulla sperimentazione potremo riprendere la volta prossima. Cioè, cosa vuol dire sperimentare, in che cosa consiste, perché è importante in che cosa consiste e che cosa vuol dire sperimentare. Sì, se sì, sei d'accordo, la volta prossima parliamo di questo. Va bene, va bene. Ok, allora ti saluto Livio. Ciao, grazie. Un saluto a chi ci ascolta e ci vediamo la volta che viene. Ok. Ciao, ciao, Krishna, grazie. Ciao, 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 ciao.